Buondì a tutti! In questo nuovo video non vi farò vedere una creazione, infatti vedete sono seduta, ma vi farò vedere i nuovi filati della Mistrico Filati che usciranno quest'estate. Prima partiremo dai filati dell'estate scorsa che sono stati riconfermati anche quest'estate, in modo tale da farvi capire già quali filati ci sono riconfermati dell'anno scorso. So che alcuni di voi saranno contentissimi di sapere che due articoli sono stati riconfermati e poi vi farò vedere proprio le novità. Vi dico già che tra le novità io ho già due dei miei preferiti. Non li ho ancora lavorati, nel senso che ho provato a vedere un po' di fare le catenelle giusto per capire un po' gli uncinetti da utilizzare, però proprio a vista mi sono innamorata soprattutto di due tipi di filati. Gli altri comunque li lavorerò, li adoro, ma c'è sempre quel filato che ti colpisce. L'anno scorso io ero fissata un po' con il perlina, con il polinesia, che se ricorderete ho lavorato tantissimo, quindi anche quest'estate avrò le mie fisse, però ci sono tantissimi colori, quindi va bene perché riuscirò a lavorarli tanti. Partiamo quindi dai filati che sono stati confermati dell'estate scorsa, che sono stati confermati appunto, e sono, prima di tutto abbiamo il perlina, quindi anche qui sono molto contenta. Vi ricordo che è 100% micofibra, ogni gomito di 100 grammi, misura 340 metri. Io vi ricordo che ho fatto dei vestiti, ho fatto il gilet, quindi l'ho lavorato veramente tantissimo. E, se non mi sbaglio, è stato proprio con il perlina che ho fatto la maglia Kate, che è piaciuta tantissimo. Un altro filato che è stato confermato e con cui io ho fatto la maglia Iron Woman, mi sembra che l'avevo chiamata, è il topless, che è perfetto soprattutto per chi ama fare i costumi, alle borse, perché è un po' elasticizzato. È 100% poliamide, ogni gomitola da 50 grammi, misura 125 metri. Io ho adorato lavorarlo quando ho fatto quella maglia, è una delle maglie che ho sfruttato di più nel periodo un po' più di passaggio tra primavera estate e poi tra estate autunno. Un altro filato che è stato confermato è il Magic Sun, è quello con le paillette. Se ricorderete, io ho fatto la maglia Amazzone, mi sembra che l'ho chiamata, che era quella rossa, e ho fatto anche un tubino, quindi è tornato anche il Magic Sun, che è quello con le micro paillette, ed è formato dal 50% viscosa da canna da zucchero, 50% poliestere. Poi un altro filato confermato, e qui so che molti lo adoreranno, è il Polinesia. Vi ricordo che, scusate, vado un attimo a leggere, ok, sì, non volevo ricordarmi male, è 100% cotone Egitto non mercerizzato, ed è ogni gomito da 100 grammi e misura 330 metri. Io vi ricordo che con questo ho fatto la maglia Victoria, ho fatto un vestito, ho fatto anche la maglia monospalle, quindi l'ho utilizzato veramente tantissimo e quest'anno penso che farò altrettanto. Poi vi dico che sono stati confermati anche il canna da zucchero, il canna da zucchero luxe, che ve lo faccio vedere, è questo. Ogni gomitolo è da 50 grammi, misura 145 metri, ed è formato 97% viscosa da canna da zucchero, 3% poliestere, perché ha al suo interno il lamè. Spero che si veda dalla telecamera che c'è. Però c'è. Sì, ok, dai, un po' luccica, si dovrebbe vedere. Si vede meglio negli altri colori, è vero, perdonatemi, però il bianco mi piace, lo sto lavorando. Questo è per quanto riguarda quindi i filati confermati. Poi naturalmente ci sono anche tutte le altre micofibre. Troverete il Baci Rubati, troverete l'Alice, il Mon Amour, il Mona Lisa, per quanto riguarda i filati in microfibra. E infatti sono i filati che io adesso andrò a lavorare in quest'ultimo periodo di febbraio e tutto marzo. Quindi lavorerò tutta la micofibra in modo tale poi da passare a lavorare sempre quel micofibra, perché il perlino è micofibra però più sottile, quindi poi si passerà a lavorare tutti questi filati estivi. E adesso passiamo alle novità. Aspettate, in realtà prima di farvi vedere tutte le novità vi faccio vedere un filato che io l'anno scorso ho lavorato ma che molti di voi non l'hanno fatto, quindi per alcune sarà una novità, e mi riferisco al filato della Mistrico Filati Natural, che ha un po' l'effetto peloso. Ogni gomitolo è formato dall'80% di fibra di eucalipto e dal 20% lino. Io l'ho trovato spettacolare, ho fatto quel cardigan natural, che l'ho chiamato proprio così, che ho sfruttato tantissimo sia in estate che in inverno. Infatti mi sembra che in alcune foto l'ho fatto anche vedere, perché lo tenevo indossato sopra dei vestiti a manica lunga.
carinissimo, è veramente addosso, non si sente, in estate protegge dal vento, ma è anche sottile, quindi io quest'estate farò qualche maglia, forse anche qualche vestito con questo tipo di filato. E vi ricordo che ogni gomito è da 50 grammi e misura 135 metri. Questo è per alcune, ripeto, l'hanno già lavorato, per altre invece è una novità. Passiamo adesso ai filati nuovi. Sono quasi la maggior parte sono in cotone, altri invece sono anche qui particolare, però sì, mi sembra che la maggior parte sia in cotone. Partiamo quindi da il Miss Baby Soft. Lo avvicino alla telecamera così lo potete vedere, che è un 100% cotone soft pettinato gasato mercerizzato. Ammetto che quando ho letto l'etichetta, ho letto la scritta gasato, ho chiamato la Miss Tricot perché non sapevo assolutamente cosa volesse dire. Mercerizzato so che per dare lucentezza al filato, cotone soft pettinato so che serve per farlo renderlo così morbido, ma gasato sinceramente non sapevo cosa voleva dire. Per fare un riassunto breve, perché mi hanno spiegato un po' tutto, però ho detto ok, faccio un riassunto un po' breve, significa che il filato è stato sottoposto a un processo che elimina tutte le impurità. E questo permette poi, quando si fa a farlo mercerizzare, che al filato acquisti maggior lucentezza, quindi si elimina tutte le impurità. Penso che questo quindi voglia dire che è perfetto anche per chi non sopporta molto il cotone addosso, preferisce altri tipi di filati, tipo ecco, ora ci vuole l'amico fibra o il canna da zucchero. Comunque, questo è il risultato. Io adoro, è un rosa antico. Ogni gomito a 50 grammi, misura 170 metri e si può lavorare, vedete, il filato è molto sottile con il 2,5, ma anche secondo me con il 3. E con questo verranno poi veramente dei copricostumi, oppure quelle maglie molto larghe con sotto un top, è perfetto per poter fare questo, ma si può utilizzare anche per fare molte cose per i bambini, potremmo fare anche dei vestiti, delle gonne pareo. Ho vari progetti in mente. Ora, questa è la linea a tinta unita, ma c'è anche la linea con lo stampato, che è questo. È il Miss Baby Soft Color. A me è arrivato questo colore azzurro. Mi raccomando, io vi sto facendo vedere un colore per ogni filato, ma ce ne sono tantissimi. Del Miss Baby Soft veramente ce ne sono tanti. Di questo pure mi sembra ce ne sono scusate, altri due o tre. Anche questo è 100% cotone soft pettinato, gasato, mercerizzato. Ogni gomitolo è da 50 grammi, misura 175 metri. Questo è perfetto per fare delle borse da spiaggia, dei copricostumi, ma anche delle coperte ai bambini. E infatti io penso che il mio primo progetto con questo filato sarà proprio una coperta per bambini, perché è un filato veramente che può vivacizzare un po' l'estate anche con i bimbi piccoli appena nati. Quindi è una copertina che si può sfruttare soprattutto nelle sere d'estate, quando c'è l'umidità o c'è un po' di vento. Quindi il primo progetto con questo, ve lo dico già, sarà una copertina e penso che sarà anche il primo dei filati che andrò a lavorare, in modo tale da avere già questo già fatto, già così potete capire un po' bene come iniziare a lavorare questi filati. Bene, questi sono i primi due. Passiamo al terzo filato nuovo. Molto carino anche questo, che si chiama Cairo. Anche questo 100% cotone, pettinato, gasato, mercerizzato. Se potete vedere, ricorda un po' il Perlina, anche se il Perlina è 100% microfibra, invece questo è cotone, però ha la stessa ritorsione ed è più grosso naturalmente. Ogni gomitolo è da 100 grammi, misura 170 metri ed è perfetto secondo me anche in questo caso per poter realizzare delle borse, anche dei costumi. Io penso che farò soprattutto maglie, perché sapete, io costumi non è che non mi ci trovo molto con il cotone, quindi preferisco fare altri tipi di progetti, però questo sicuramente è anche qualche cardigan estivo, qualche coprispalle estivo, questo cotone sarà perfetto, da poter utilizzare. Volevo anche dirvi una cosa, che il Miss Baby Soft
Io credo che lo utilizzerò anche per fare dei centrini. Perché questo? Perché è molto sottile, quindi verrebbe bene fare dei centrini naturalmente con altri tipi di colore, tipo il bianco, tipo il beige, o comunque anche colori un po' più particolari se uno ha una casa moderna. Quindi mi piacerebbe far finalmente tornare a fare dei progetti anche come dei centrini moderni, un po' particolari, in modo tale da poter arredare comunque anche la casa e non soltanto noi stesse, le amiche, i figli, i nipoti e via discorrendo. Quindi stavo dicendo il Cairo, quindi secondo me è perfetto anche per chi fa le borse, soprattutto le borse da spiaggia, ma anche le borse a tracolla. Secondo me è un ottimo filato per poter essere utilizzato come questo, e posso dire che questo va lavorato secondo me con il 4, anche 4 e mezzo dell'uncinetto. Naturalmente questo va sempre a seconda del tipo di mano che avete voi, se avete una mano stretta, una mano larga, ma anche dal tipo di progetto. Se volete che il progetto non abbia una lavorazione troppo stretta, quindi potete lavorarlo anche col 5, come preferite. Detto ciò, passiamo agli ultimi due filati che sono i miei preferiti. Il primo è il Lucida Labbra. Già il nome dice tutto, ma capirete bene il perché. Ve li faccio vedere. Sono questi due bellissimi gomitoli sfumati. Questo è sfumato del viola ed è un colore fantastico. Questo è lo sfumato del beige, anche questo colore è fantastico. Io li adoro entrambi. Ma perché mi piacciono tantissimo? A parte perché sono anche questi molto morbidi, ma è per cosa e per come sono e da cosa sono composti, mettiamola così. E vi dico, vado a leggere perché non voglio sbagliare. Sono composti dal 70% viscosa da bambù, 20% poliammide, 10% seta. E io penso che se vedete, infatti, sembra proprio seta. L'effetto che fa alla fine ricorda un po' la seta e io lo trovo spettacolare. E con questo vi dico già che sicuramente farò dei vestiti. Penso che quest'anno opterò anche per un vestito lungo. Devo vedere se riesco, ma mi piacerebbe fare un vestito lungo. E se lo vado a fare, lo farò con questo. Mentre dei vestitini sicuramente userò questo, li adoro, sono dei filati fantastici, sono morbidi, hanno proprio questo effetto seta, e secondo me sono perfetti per essere lavorati con l'uncinetto del 3 o del 3,5. Io penso che utilizzerò quello del 3 perché sapete che io preferisco che le lavorazioni siano ben tese, ben compatte, per il semplice motivo che poi, visto che le uso spesso, cioè io ormai potrei vestire solo con le mie creazioni e non comprare più niente, le lavo anche spesso, e quindi preferisco avere una lavorazione stretta in modo tale che, nonostante tutti i lavaggi, la lavorazione resti così com'è, non vada a cedere troppo veloce, troppo presto, che tipo lo posso usare 3 o 4 volte e poi basta. No, preferisco avere una lavorazione stretta in modo tale da poterla sfruttare per anni. Quindi questo è Lucida Labbra, bellissimo, so che voi, molte di voi già lo stanno adorando, e vi faccio vedere l'altro filato che io comunque adoro. Premetto già che dalla telecamera non si vedrà bene il colore, nel senso risulterà più chiaro, non so perché, tutti gli altri colori risultano come sono, invece questo risulta più chiaro. In realtà sembra quasi un fucsia, ma è un viola carico invece, non so perché, ma forse il fatto proprio che è il tipo di lavorazione che c'è dietro nel farlo. Comunque, anche questo... aspettate, non vi ho detto che Lucida Labbra, perdonatemi, è da 50 grammi, misura 130 metri. Mi ero proposta di dire tutto, me l'ero dimenticata. Torniamo a Luxor. Allora, è 100% cotone pettinato, gasato, mercerizzato, però se vedete già il Miss Baby Soft... si vede che è ancora più lucente, è più acceso, e quindi questo per poter fare delle cose da indossare la sera, ma anche durante il giorno, però volete darvi quel tono di eleganza in più, è perfetto. Io questo filato lo utilizzerò secondo me per fare qualche stola da matrimonio, per fare un vestito, per fare qualche maglia particolare da poter indossare la sera sulla spiaggia, da fare qualche copricostume per le ragazze più giovani da poter indossare quando si vanno a fare i party in spiaggia, quindi anche qualche pareo con gli altri colori. Questo penso che uscirà di più o una maglia o un vestito o una stola. Propenso forse che uscirà più una stola, in questo una stola copri spalle, tipo come la
scia di foglie che abbiamo fatto l'estate scorsa e che so avete adorato, avete fatto in tantissime. Penso che potrei fare un progetto simile, ma veramente è spettacolare. Mi dispiace solo che dalla telecamera non si veda proprio il suo colore. C'è anche questo in realtà tra i vari colori, perché sono andata a ricontrollare, ma non si vede il mio, che è un po' più scuro. Mi dispiace però. Ogni gomitolo comunque da 50 grammi e misura 125 metri. Il filato è piuttosto sottile, quindi si lavorerà sicuramente con il 2,5, massimo con il 3. Questo ripeto sempre, se voi avete una mano stretta o seppure invece vi piace la lavorazione più larga, potete sempre utilizzare un uncinetto più grande, non è un problema. Io molti tendono a seguire quello che c'è scritto nell'etichetta. Io parto invece dall'idea che devo capire la mia mano come si adatta a quel tipo di filato. Quindi molte volte mi dicono: ma tu hai lavorato col 3, ma sull'etichetta c'è scritto di lavorarlo col 4 o col 4,5. Sì, ma la mia mano è un po' larga, mettiamola così. Quindi per avere la lavorazione stretta come la voglio io, lavoro con il 3. Quindi è per questo che io lavoro quasi esclusivamente con il 3. Lo so, insomma, me lo fate notare in molte, anche se quest'inverno ho passato con il 5, con il 3,5, anche questo infatti l'ho lavorato con un 100 più grande, ma perché il Mona Lisa va per forza lavorato con un 100 più grande. Quindi questi sono i filati nuovi. Come vi ho detto, io li adoro tutti. Ho i miei preferiti, che sono Lucida Labbra e Luxor. Ho intenzione comunque di fare di unire alcuni filati tra di loro. Penso che unirò il Luxor con il Miss Baby Soft. Penso che unirò il Natural con il Luxor, il Natural con il Miss Baby Soft. Non che li lavorerò proprio insieme, ma tipo che potrò alternare questi due. Mi piacerebbe provare ad unire, ma devo vedere se è fattibile, il Cairo con il Topless. Penso non tantissimo, ma qualcosa mi inventerò. E quindi questi sono le novità, sono i filati che sono stati riconfermati, e spero vivamente di avervi dato il giusto, come si dice, interesse, di aver fatto venire la voglia di lavorare questi filati il prima possibile. Ripeto, in merceria li vedrete fra un po', io li ho avuti in anteprima per iniziare appunto a fare qualche progetto, a rendermi conto un po' come lavorare dei vari tipi di filato. Da febbraio a marzo, come vi ho detto, lavorerò le microfibre, devo finire dei progetti con il Mona Mour, devo fare dei progetti con il Mona Lisa. Devo fare, naturalmente inizierò anche a lavorare dei filati estivi, tipo lavorerò il Canada Zucchero Lux, lavorerò il Canada Zucchero, tra i primi filati estivi sicuramente, come vi ho detto, lavorerò il Miss Baby Soft Color. E poi lavorerò anche tutti gli altri filati con calma, non vi preoccupate, cercherò di fare il prima possibile, perché so che molte di voi purtroppo hanno poco tempo a disposizione, quindi devo far uscire il prima possibile dei tutorial già di cose estive, quindi qualche maglia, qualche stola estiva, li devo far uscire il prima possibile, in modo tale da dare la possibilità anche a voi che avete poco tempo a disposizione di poter lavorare, di indossare poi queste cose proprio nel periodo adatto. Detto ciò, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che mi seguirete? Mi seguiate? Va bene, che continuate a rimanere informate sui vari video che usciranno. Io naturalmente, appena saprò che le mercerie con cui collaboro hanno i vari tipi di filato, vi lo scriverò sia su Facebook, magari quando farò qualche video informerò: ragazze, allora i filati estivi adesso li trovate, in modo tale da poter avere finalmente poter contattare, poter andare a vedere. Quindi vi informerò anche su questo, ma tanto ci penseranno giustamente proprio le mercerie ad informarvi di questo, soprattutto quelle online. Detto ciò, quindi noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao!